Ebbene sì ragazzi, anche quest'anno siamo giunti a Natale e come sappiamo tutti, a Natale si è tutti più buoni. Ma col cazzo! Ma come si fa ad essere più buoni quando per 12 mesi ti sono arrivate delle mail da dei disadattati mentali? Quindi faccio a meno di dirvi che siamo di nuovo giunti a... Farend. Ti scrivo, così mi distraggo un po'. Per chi non avesse mai visto uno dei video precedenti, ricordo che questo filmato racchiude le mail più idiote che mi sono arrivate nel corso del 2011. I nick che utilizzerò sono falsi, mentre invece le mail, come sempre, sono vere. Quest'anno però assisteremo a due variazioni rispetto ai filmati degli anni passati. Prima di tutto sulla quantità, perché almeno inizialmente avevo intenzione di fare una top 10 delle 10 mail più belle, poi però mi spiaceva eliminare quella piuttosto che l'altra e alla fine è saltata fuori una top 45. Secondariamente per la qualità, perché come vedremo sarà un continuo crescendo da mail più banali ma comunque divertenti a messaggi che dimostrano come sia facile oltrepassare il limite dell'intelligenza umana. Partiamo? Beh, direi di partire dalla 45esima posizione con una mail che alcuni fra voi sicuramente avranno già ascoltato all'interno dell'intervista che ho rilasciato a Guasta 11, un ragazzo veramente simpaticissimo e gentilissimo che ringrazio tuttora. La mail recitava così. Caro Farenz, so che molti bimbi minchia ti rompono chiedendoti quale sia meglio tra PS3 e 360. Io non ho assolutamente intenzione di farlo, però siccome tra poco devo comprarne una, ti chiedo tra le due quale sia la migliore. Andrea 95 ha evidentemente dei problemi nel riconoscere il sesso degli oggetti, perché mi manda un'email con scritto: ciao Farenz, oggi ho visto l'aggiornamento per il Kinect e finalmente l'ho potuto riutilizzare dopo un anno che prendeva polvere. Ora mi potresti consigliare un gioco per la Kinect? Ciao Farenz, oggi ho comprato la Game of the Year Edition di Oblivion, che come saprai contiene due dischi. Per installare le espansioni devo prima inserire il disco 2, ma quando lo metto mi compare una finestra con scritto in inglese che devo collegare all'Xbox 360 un hard drive. Ma cosa significa? Che cos'è? Uè, bella Farenz, volevo sapere come funzionano i pre-order da Blockbuster. Beh, la questione è molto semplice, tu non fai altro che o prenotare un gioco come fai da GameStop, oppure porti due giochi che appartengono a una lista di titoli denominati Gold e quando il gioco uscirà e tu andrai a ritirarlo lo pagherai solamente 9,95€. No, voglio sapere cosa ti danno come garanzia prenotando i giochi. Boh, il culo. La prossima mail è di Valerio97, che mi scrive: ciao Farenz, senti, secondo te è più grande l'ambientazione di GTA San Andreas o quella di Assassin's Creed Brotherhood? Dopo elevatissimi calcoli puramente scientifici, posso dire che la superficie più vasta è quella della mappa di San Andreas, ma la tua domanda è una puttanata tanto quanto la mia risposta. Ciao Farenz, avrei bisogno di un consiglio. Dimmi. E la mail finì così. Farenz, ti prego, aiuto, dammi una mano! Ho perso tutti i dati sulla PSP! Beh, magari la memory card è andata a puttane, hai provato a farla leggere al computer o a un'altra PSP? No, ho provato anche con un'altra, ma non riesco a farci nulla. Può essere un virus del jailbreak di un hacker cracker? L'utente seguente è Giuseppe The Best che mi manda la mail. Ciao Farenz, quando farai la top 10 e la flop 10 del 2011? Hai comprato GT5? Se non l'hai comprato, l'hai visto da qualche parte? L'hai provato? Ti è piaciuto? Scusa se ti ho fatto troppe domande e scusa se ti faccio perdere tempo. Figa, per fortuna te ne sei reso conto, comunque no, GT5 non l'ho comprato e l'ho provato solo 10 minuti a casa di Grom, però è un po' poco per valutarlo e a prescindere, visto che non me ne intendo assolutamente di giochi di guida, non ritengo di essere la persona più adatta a cui chiedere un'opinione in merito. Beh, visto che non mi hai risposto come mi aspettavo, allora riassumimi la storia di Mass Effect 1, almeno la so e non mi sentirò spaesato quando comprerò il 2 su PS3.
un attimo che prendo appunti per la serie, non ti faccio perdere tempo. Fare riassunto Mass Effect 1. Nient'altro? Farenz, tu che ce l'hai, mi puoi dire come si prende la mira in Halo Reach? Prova chiudendo un occhio. Oh, questa mail giunge da The Warrior e mi scrive: l'ho preso, gioco bellissimo. Senti, so che all'inizio c'è un libro dove potenziarti. Tu cosa mi consigli di fare? Non ho idea di che cazzo stia parlando. Ciao Farenz, ho comprato il Nintendo 3DS con Super Street Fighter 4 come mi avevi consigliato. Però sono rimasto un po' deluso perché, nonostante i miei sforzi, non riesco a trovare la modalità storia. Ma c'è? Oppure c'è solo la modalità arcade? Beh, credo che indipendentemente da quella che può essere la mia risposta, la modalità storia in un picchiaduro credo sia una cosa fondamentale. Bene, dopo questa decina di mail, di aperitivo, di riscaldamento, passiamo già a qualcosa di un po' più elevato dal punto di vista concettuale. E direi di cominciare dalla posizione 34 con Andrea Ermeio, che mi scrive: Farenz, cosa ne pensi della pirateria su Nintendo DS? Beh, la mia risposta è stata, indipendentemente da DS, PSP, PC o qualsiasi altra piattaforma, la pirateria è un argomento che non mi ha mai interessato. Vuoi piratare? Sono cazzi tuoi. La sua risposta è stata: beh, ti posso chiedere a questo punto se mi puoi cercare su internet i file dell'R4 di Pokémon nero o bianco, a tua scelta, e poi dimmi come installarli sulla mia micro SD. Ciao Farenz, ho una domanda da porti a cui neanche i commessi dal GameStop sono riusciti a darmi risposta. Figa strano. Ho intenzione di comprarmi una PlayStation Card per scaricare dei giochi della prima PlayStation dal PlayStation Store. Ora la mia domanda è: appena comprati li posso giocare direttamente dalla PlayStation 3 oppure c'è bisogno di un qualche cavo per connettere la PlayStation 3 alla PlayStation 1 e scaricare il gioco dalla PlayStation 3 alla PlayStation 1 e giocarci sulla PlayStation 1? Bella Farenz, sei tanta roba. Io sono Giulio e sono un grande fan della 360. Siccome tu sei un grande esperto di videogiochi, vorrei sapere che cos'è e come funziona l'ascensore Kinetic. Scusa, ma Halo non era mica un'esclusiva Xbox? Figa, certo. Bene, perché mi piace molto come saga. Devo ancora comprare una 360, ma avevo una mezza idea sul Wii. Ma dopo ho visto il Move e ho cambiato idea. Cosa? Ma che cazzo c'entra? La prossima mail giunge da Beppe The Shadow, che mi scrive: ho bisogno di un consiglio sugli FPS. Cosa mi consigli tra Black Ops, Fallout New Vegas e Borderlands? Beh, non male come tre opzioni, diciamo che ti consiglio Black Ops perché tra i tre titoli che mi hai elencato è l'unico FPS. Risposta? E dai, non fare così il fiscale, tra Code e New Vegas non cambia poi così tanto. Ciao Farenz, cosa mi consigli tra Assassin's Creed Brotherhood e Castlevania? Io ho già comprato Brotherhood. Farenz, è meglio che compro per 3DS Zelda Ocarina of Time o Mario 3D Land? Ah, cazzo, ti rispondo con una domanda, è meglio FIFA o COD? Non fare tanto il figo, lo so che sono giochi diversi, ma il genere è simile. Caro Farenz, ti scrivo per conto di un amico. Avrei bisogno di sapere se gli consigli di giocare a Metal Gear Solid, Metal Gear Rising, Metal Gears of War. No, questo non lo accetto. Bene, dopo questa perla di saggezza direi di passare direttamente alla mail di Enrico88 che mi scrive: ciao Farenz, avrei circa 40 euro da dedicare ai videogiochi. Mi consigli di acquistare Bulletstorm? Guarda Enrico, purtroppo Bulletstorm non ce l'ho, quindi non mi sento sinceramente di consigliartelo così alla cieca. Risposta? Ma è un titolo divertente? Ciao Farenz, un po' di tempo fa mi hai consigliato di concentrarmi sulle esclusive nella scelta tra Wii e 360. Io però ora vorrei sapere da te se è più meglio la Wii o l'Xbox a livello di internet e di giocabilità della console. Ciao Farenz, hai mai giocato a Monster Hunter? Sì, ho giocato un paio di capitoli su PSP, però purtroppo sono stati due titoli che non mi hanno conquistato e li ho abbandonati e ho abbandonato la saga intera. Tuttavia so che è un brand composto da titoli ottimi che in Giappone vendono una madonna, però purtroppo sono gusti personali, non fanno per me. Ah, ho capito, ma cosa pensi della saga? Ma porco Diaz, hai letto cosa ho scritto? Ciao Farenz, ho una domanda a cui solo tu saprai rispondermi.
Ho una 360 e voglio passare una PS3, ma secondo te se do dentro la mia console più una dozzina di giochi, riesco a portarmi a casa la PlayStation senza doverci aggiungere dei soldi? Guarda, ti rispondo in una maniera molto semplice. Non ne ho la più pallida idea, cioè hai idea di quante cazzo di variabili ci sono? Il modello di 360 che hai, se ha o no il disco fisso, quanti giga tiene, quanti pad hai, senza contare poi la diversa valutazione dei giochi. Ascolta, fai una bella cosa, tu prendi tutta la tua mercanzia, vai al GameStop e ti fai valutare tutto, poi decidi. Ok, i miei giochi sono Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Halo 3, Halo Reach, Gears of War 2, FIFA 2010, FIFA 2011. Facciamo tutti quanti un bel respiro perché siamo giunti a metà strada. Sappiate che d'ora in poi le cose possono solo peggiorare e infatti partiamo con... Farenz, è meglio la PS3 o la 360? Ma guarda, come sempre chi mi pone questa domanda io consiglio di focalizzarsi sui videogiochi perché ormai le due console sono piuttosto simili e quindi ciò che le differenzia sono le esclusive. Tu guarda quelle che ti interessano maggiormente e compra la console di conseguenza. Ma mi hai capito o no? Io ti ho chiesto quale delle due prendere, quali sono le esclusive che mi interessano maggiormente e io che cazzo ne so, dimmelo tu quali sono quelle che mi interessano di più. Caro Farenz, ho comprato da poco un Nintendo DS e vorrei avvicinarmi alla saga di Zelda perché non l'ho mai toccata. Se compro uno dei due capitoli, dici che ci posso capire qualcosa? Ma certo cazzo, perché nonostante la saga di Zelda vada avanti da 25 anni e siano usciti una ventina di capitoli, tu puoi giocare al primo, puoi giocare al ventesimo e non cambia assolutamente nulla, perché raramente sono usciti dei capitoli legati fra loro. Il tuo, per esempio, è uno di questi rari casi, perché su DS ne sono usciti due, Phantom Hourglass e Spirit Tracks, e io ti consiglio di comprare Phantom Hourglass prima, perché Spirit Tracks è il seguito di Phantom Hourglass. Grazie del consiglio, ma ho comprato Spirit Tracks, dici che mi piacerà? Una volta sull'angolo scrissi un articolo riguardo quei videogiochi che hanno un finale aperto verso un secondo, terzo, quarto, millesimo capitolo, cosa che all'interno del mondo videoludico mi fa letteralmente girare i coglioni. Un ragazzo allora mi mandò una mail spiegandomi cosa ne pensava e facendomi l'esempio di altro titolo con finale aperto. E io a lui risposi, guarda, mi spiace ma non ti so dare i miei pareri riguardo questo titolo perché non l'ho giocato e adesso non lo farò nemmeno visto che mi hai spoilerato il finale. E lui mi rispose, ok, ma di cosa ne pensi? Farenz, hai sentito? Sta per uscire God of War 4! Figa addirittura, sta per uscire, adesso non scherziamo. Se ne è già parlato da diversi mesi, però il progetto di sicuro è ancora allo stato embrionale, infatti... Se ne è solo sentito parlare e non si è visto nulla. E ti ho scritto proprio per sapere cosa ne pensi. Sarà un titolo che ti piacerà? Ciao Farenz, sai riparare le PSP rotte? No, non me ne intendo, mi dispiace. Perché io la metto sotto carica e a carica completa stacco l'alimentatore ma la console non si accende. Purtroppo sembra brasata. I casi sono due, o la butti via o la devi mandare in assistenza. Ma che cos'è l'assistenza? Vacca puttana troia! Comprerai Modern Warfare 3, comprerai Battlefield, comprerai Sonic. Cosa ne pensi dell'idea di farlo in 2D e 3D insieme? Scusa Farenz, posso farti una domanda? Vabbè figa, fai pure. Ciao Farenz, cosa conterrà la Limited Edition di Skyrim? Guarda, purtroppo non ti so rispondere, perché già da ora so già che non comprerò il gioco, quindi non mi sono mai informato sull'esistenza di un'eventuale Limited Edition. Ah, perfetto, quindi la Limited esce! Attenzione ragazzi, vi chiedo di porre particolare attenzione a questa geniale mail di Simone, che mi scrive: Farenz, non sono sicuro, ma si possono prenotare al GameStop giochi anche parecchio datati? Bella Farenz, sono Matteo, dimmi cosa è meglio comprare tra PS3 e 360. A te, come anche a tutti coloro che mi pongono sempre questa domanda, io consiglio sempre di focalizzarsi sui videogiochi. Concentrati sulle esclusive, su quelle che ci sono solo da una parte o solo dall'altra. Guarda quelle che ti piacciono di più e compra la console di conseguenza. Grazie, bella risposta di merda. Quali sono le esclusive che mi possono piacere di più? So benissimo di aver già letto una mail molto simile, ma era solo per farvi capire che rincoglioniti sono parecchi.
Ciao Farenz, volevo sapere perché in un tuo video dicevi che se acquisti un picchiaduro lo compri sempre per PS3. Beh, guarda, molto semplicemente perché secondo me se uno non ha proprio questa grandissima intenzione di acquistare un pad apposito o ancora meglio uno stick ed è abituato come me a giocare da decenni ai picchiaduro con una cazzo di croce direzionale, il pad della PS3 è un buon compromesso perché la croce direzionale del DualShock funziona molto bene, a differenza di quella del pad della 360 che, come sappiamo tutti, è fatta veramente di merda. Vabbè, che ragionamenti, però il pad della 360 è perfetto per gli sparatutto. Vabbè, che ragionamenti, tu sei una testa di cazzo. Che cazzo c'entra? Ciao Farenz, cosa ne pensi della saga dei Pokémon? Per me sono tutti giochi che fanno schifo. Rispetto la tua opinione, ma non posso condividerla, perché nonostante non abbia mai giocato ad un titolo dedicato ai Pokémon, sinceramente non credo siano titoli che facciano schifo, soprattutto se penso al successo che hanno tra i dodicenni, ma anche tra le persone che di anni ne hanno qualcuno in più, anche 30, ed alcune di queste le conosco personalmente. No, non hai capito, non volevo dire che fanno schifo. Farenz, cosa mi consigli? Compro al lancio il 3DS oppure devo aspettare e comprare al lancio la PSP2? Io non conosco la tua situazione economica, quindi non so se per te spendere 259€ per una console al lancio sia un fatto trascurabile. Io so già che non la comprerò al day one perché non saranno presenti dei giochi che mi interessino particolarmente. Per quanto riguarda la PSP2, sostanzialmente la situazione è similare perché deciderò se acquistarla oppure no solamente in base a quella che sarà la lineup del lancio. Ma quindi non comprerai la PSP2 al lancio? Ma Cristo di un Dio, hai letto cosa ho scritto? No, mi sono fermato prima che cominciassi a scrivere la parte sulla PSP2. Ragazzi, ci siamo. Top 10 delle 10 mail più stronze. Ciao Farenz, mi chiamo Sonia e ti scrivo da Rimini. Siccome sta uscendo il nuovo Batman, ti volevo chiedere se mi conviene comprare prima Arkham Asylum e mi consigli di comprarlo, nuovo o usato? PS, non mi chiamo Sonia e sono un maschio. Non ti scrivo da Rimini, ma da Ancona. La prossima mail arrivò più o meno verso la fine di agosto, appena prima dell'inizio del periodo d'oro dei videogames. E me la scrisse... Oh cazzo! Ciao Farenz, sono Antoine. Purtroppo mi posso permettere solo un gioco tra Gears of War 3, Battlefield 3 e Assassin's Creed Revelations. Quale mi consigli? Tutti e tre i titoli sembrano piuttosto buoni, quindi è dura darti un consiglio, anche perché comunque sono diversi e non sono ancora usciti, quindi non avendoli provati non ti posso consigliare chissà che cosa. L'unica idea che mi viene in mente è che magari potresti cominciare ad acquistare per primo quello che appartiene al brand a cui sei legato maggiormente. Per esempio, io di sicuro comprerei Gears. No, allora non hai capito. Gears ce l'ho già, intendevo Gears of War 3. Ciao Farenz, sono Nicola. Ho 13 anni e sono un videogiocatore di vecchia data. Quando comprai per la prima... Ciao Farenz, volevo sapere qual è il tuo capitolo preferito di Metal Gear. Per me il 3 è il migliore. Madonna figa, potrei star qui a parlare di Metal Gear per ore. Riassumendo, posso dirti che i capitoli che mi sono piaciuti di più nel complesso sono stati il primo e il quarto. Tuttavia la parte finale di Metal Gear 2 è stata veramente molto emozionante. Paradossalmente il 3 è quello che mi è piaciuto meno. Sì, esatto, anche per me il 3 è il peggiore. La prossima mail mi arrivò attorno al 20-24 di novembre, quando avevo cominciato da poco Revelation e ancora non mi ero reso conto di che commercialata fosse. Mi scrisse: Ciao Farenz, sono Aziz, ti volevo chiedere cosa ne pensi di Assassin's Creed Revelations. Io lo sto giocando in questi giorni e mi sta piacendo abbastanza. Mi sembra leggermente troppo uguale rispetto al capitolo precedente, però tuttavia era quello che mi aspettavo e comunque l'avrei comprato a prescindere perché sono molto curioso di sapere come prosegue la storia di Desmond. Se non ce l'hai ancora, ti consiglio di comprarlo. Ciao Farenz, sono Marty McFly. Sono venuto a sapere che la limited edition di Killzone 3, non quella Uber con l'elmo, ma quella solamente con lo Steelbox, costerà solamente 4,90€ in più rispetto alla versione standard. Me la consigli? Caro Marty, ti ringrazio perché con la tua mail sono venuto a conoscenza dell'esistenza di questa limited intermedia, perché pensavo uscisse solamente quella strafiga con l'elmo dell'Elgast.
Non so cosa contenga, però per 5 euro in più rispetto alla versione standard credo che ne possa valer la pena. Davvero? Costa solo 5 euro in più? Ma vaffanculo, va. La seguente mail è quella più recente, perché mi è arrivata qualche giorno prima che cominciasse a girare il video, quindi siamo attorno ai primi di dicembre, e recita in questa maniera. Farenz, mi serve un consiglio, non so se comprare al lancio o no Gears of War 3, perché non ho molti soldi e preferisco informarmi bene prima di acquistare un titolo. Naturalmente la mia risposta non poteva essere altro se non: cazzo, siamo a dicembre e mi parli di comprare al lancio Gears 3? Figa, è uscito a metà settembre? Risposta: sì, lo so. Ciao Farenz, mi potresti dare un consiglio su Black Ops? Io non l'ho ancora comprato e mi piacerebbe avere un tuo parere. Ciao, a me è piaciuto. Se ti piacciono gli FPS e se sei fan degli altri capitoli, Black Ops ti piacerà di sicuro. Scusa, ma che significa B.O.? Figa di una testa di merda! Scusa Farenz, ma tu che dici di essere tanto un amante dei giochi della Nintendo, come mai sull'angolo non hai ancora scritto un articolo riguardo Super Mario 3D Land? E sì che esce tra meno di un mese. Siamo a fine luglio, Wikipedia dice che l'uscita è prevista per fine agosto. Scusa, ma che cazzo dici? Tu prendi le tue informazioni da Wikipedia? Certo che no, mi hai frainteso. Io intendevo chiederti perché secondo te Wikipedia dice che esce a fine agosto. Ciao Farenz, dopo il casino del PlayStation Network sto avendo dei problemi con il Welcome Pack di Sony, perché sono riuscito a scaricare solamente il primo gioco, ma non riesco a scaricare il secondo che mi spetta. Sai come posso fare? Purtroppo i giochi che Sony ha messo a disposizione in questa offerta li possedevo già tutti, quindi non ho potuto usufruire di questo Welcome Pack e non ti so aiutare. Tuttavia so che in molte persone che mi stanno scrivendo delle email stanno avendo dei problemi, tipo interruzione del download e seguente impossibilità a scaricare nuovamente il gioco. Purtroppo l'unica cosa che c'è da fare è farsi il segno della croce e sperare che tutto vada liscio. Segno della croce? Ma certo, io premo la croce sul pad, ma il download non parte. Come ogni anno non mi rimane altro da fare che augurarvi buon Natale, buone feste, buon 2012 e buon Zelda!